Chiaramente questo era l'introduzione di Via del Campo di De André, però come avete potuto sentire, soprattutto se non siete avvezzi a ascoltare De André o i cantautori italiani, questo intro aveva qualche reminiscenza di musica medioevale. Ecco, secondo me, a parte Branduardi, che è chiaramente ispirato al Medioevo, ricordiamoci appunto alla Fiera dell'Est, per esempio, anche i testi sono molto improntati sul Medioevo, i cantautori italiani, soprattutto del nord d'Italia, questo vale meno per Venditti, Vecchioni, insomma, la scuola romana che ha delle sonorità diverse, ecco, i cantatori italiani del nord, soprattutto i genovesi, sono ispirati tantissimo a quello che è la musica medievale. Ma prima di vedere una caratteristica forte della musica medievale che è presente nel cantautorato italiano, vi racconto un pochettino a chi si ispira, a chi si ispirano, volontariamente o non volontariamente, anche questo c'è il discorso da fare. Uno dei più famosi bardi, che adesso è annoverato come musicista classico, perché indubbiamente ci sono delle opere interessantissime anche per più strumenti a parte il liuto, è stato John Dowland, un musicista inglese vissuto a cavallo tra il 500 e il 600, cioè è morto mi pare nel 620. John Dowland è stato veramente la prima rockstar inglese, possiamo dire, perché era il bardo che portava notizie in tutta Inghilterra, quindi arrivava a Manchester, raccontava che cosa era successo a Londra e via dicendo. Quindi era veramente un evento pazzesco quando arrivava in città, perché insomma destava l'interesse di tutti. E lo faceva con malizia, perché spesso i testi erano, quando erano d'amore, erano abbastanza maliziosi e piccanti, e lo faceva con una bella critica anche, una critica anche pesante all'establishment, che però non lo poteva toccare perché era una vera e propria celebrità, ci sarebbe stata una mezza rivoluzione popolare avessero toccato appunto John Dowland. Contate che queste critiche le faceva in un periodo che si veniva ammazzati per nulla, ecco, quindi diciamo che John Dowland è stato la prima rockstar intoccabile. Che cosa accomuna John Dowland per esempio a De André? Facciamo un esempio. Beh, la costruzione è soprattutto melodica più che armonica. Armonica è la parte degli accordi, melodica è la parte, insomma, delle linee vocali. Appunto, la parte melodica. Prendiamo per esempio Marinella. Adesso da Via del Campo ci spostiamo un attimino a Marinella, che Via del Campo ha questo intro medievale, in realtà poi ha meno caratteristiche medievali rispetto a Marinella. Marinella ha una progressione relativamente semplice, due volte la minore, cioè la tappo qua perché non mi ricordo, adesso è in tre quarti, altra cosa abbastanza tipica della musica medievale. Ok, adesso l'arpeggio solo per comodità. Ok, re minore, bassi alternativi. Questo la 6, bello questo la settima. Re minore, La minore, Mi settima e La minore. Ok, sopra questa questi giri di accordi che poi vabbè saliranno poi di una terza minore e andrà a poi a Do minore. Ok, abbiamo questa melodia, adesso vediamo se me la ricordo. Guardate questa nota, questo è il La ed è la tonica. Ok. Na, 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 na. Ok, vedete che la melodia termina sulla tonica, no? Ok. Na, 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 na. Seconda parte. Ecco che anche il secondo pensiero termina di nuovo sulla tonica. Andiamo a vedere come va avanti. Ricaduto di nuovo sulla tonica.
Finale. Ecco qua di nuovo la tonica. Quindi tutte le parti, le parti cantate di questo brano terminano sempre sulla tonica. Ecco, questa è una caratteristica tipica del Medioevo e del bardo in generale. Perché quella nota finisce sempre lì? Perché quella nota, che è la tonica in questo caso, è per il bardo un punto. Ieri il re ha detto questo, punto. E noi con quella nota lì sappiamo che abbiamo chiuso un periodo, c'è una virgola, una pausa. E poi è andato di là e ha fatto quello, ok? E di nuovo il punto. Poi sale un pochettino di intensità. E ha fatto tagliare la testa ad un ribelle, ok? Quindi vedete che cosa accomuna la musica medievale a De André è che De André usa lo stesso schema del bardo per una canzone, per raccontare appunto la storia di Marinella, questa povera ragazza, perché lui si è ispirato a una ragazza, una prostituta che venne uccisa e poi gettata in un fiume. E che è una storia realmente successa, e lui gli dà una nuova vita, insomma non la fa più diventare una prostituta, la fa diventare una ragazza di cui si innamora un principe, che comunque anche dopo la morte continua a sperare di rivederla, insomma gli dà una vita diversa, gli dà un finalmente forse nella stessa fine, perché poi alla fine gli fa fare la stessa fine, la fa sempre annegare, però gli dà una dignità diversa, insomma, gli dà un risvolto diverso. Quindi, vedete, questa è una delle, la melodia è una delle cose più importanti. Se invece ritorniamo, per esempio, al brano di prima, per esempio Via del Campo, riprendo un attimino la tab, perché così almeno mi aiuto anch'io. Abbiamo sempre il tempo di tre quarti, ok? E anche questo la minore mi settima è molto tipico del Medioevo, ok? Il fatto di fare tonica, la sua quinta e di nuovo tonica. Vedete? Poi ecco che questa alla fine è Via del Campo. Anche in Via del Campo si alzerà di una terza, insomma, un'altra cosa abbastanza tipica. Non esiste, per esempio, un'altra cosa che accomuna il bardo a De André, il fatto che spesso non esiste un vero e proprio ritornello se non una continuità di storia. Nel caso di Via del Campo, quando dice dalla merda non, cioè, dai diamanti non nasce niente, ma dalla merda nasce i fiori, insomma, questo è il concetto. Forse è l'unica parte in realtà del ritornello. Però in realtà è un corpo unico. Perché un corpo unico? Proprio perché racconta una storia. C'è un testo descrittivo di quello che è appunto di quello che è la storia. Contrariamente, per esempio, come ho detto, per altri tipi di cantautorato che lasciano più immaginare le cose. Per esempio, Vasco è uno che descrive poco, ma è un emozionale, cioè praticamente con tre parole ti dipinge. Ecco, mettiamola così, come piace a me e a Gabriele, fare un rapporto con la pittura. De André è Canaletto, cioè un pittore iperdescrittivo con iperdettagli del quadro. Insomma, nulla è lasciato
all'immaginazione, ma vedi tutta l'interezza della storia e vedi tutti i dettagli e diciamo tutto si concentra sulla poeticità di questo racconto. Mentre invece Vasco è un impressionista, cioè Vasco è macchie di colore, lo vedi da come dice Aldo Giovanni Giacomo, ma questo va visto da distante o da vicino? Ecco, Vasco forse è da vedere da distante e De André invece è da vedere da vicino. Ecco, quindi fondamentalmente oggi volevo parlarvi di queste similitudini appunto con il Medioevo e il cantautorato genovese, soprattutto genovese, poi ripeto anche Branduardi, però Branduardi è proprio tanto tanto ispirato nel Medioevo. Spero di avervi dato delle nozioni nuove e che vi siano piaciute. Questo era un video molto breve, molto discorsivo, perché purtroppo non ho avuto tanto tempo per preparare altri contenuti diversi con la chitarra elettrica. Quindi oggi ho preso la mia Ferrarotti e ho detto dai, facciamo un video un po' diverso. Ciao ragazzi!